per aver accettato il nostro invito a partecipare in questa prima edizione dell'Uruguay, un paese del mondo, organizzato dal nostro amico Milton Fernandez, e con il sostegno del Comune di Milano e di altre istituzioni della città. Saluto anche all'assessore della cultura, che oggi stava arrivando, mi aveva detto che arrivava in pieno di 5 minuti, tutti i miei colleghi del Corpo Consolare di Milano, in particolare il Consolo dell'Argentina, Brasile e della Repubblica Dominicana, e il direttore dell'Istituto Cervantes, che hanno concesso anche il patrocinio di questo evento, all'autorità presente e agli amici che sono oggi qui con me. Uruguay è un paese con solo 200 anni di storia, una storia ricca proprio perché è stato un paese nato da molte culture a portata degli immigrati che sono venuti alla nostra terra, per lo più spagnole, italiane, ma anche africane, francesi, tedeschi, russi, inglesi, armeni, tra gli altri, che hanno contribuito alla formazione del nostro essere come paese. Questo spettacolo uruguaiano che è stato organizzato da Milton Fernandez, il quale le ringrazio profondamente del suo lavoro sempre al servizio della cultura del mio paese e da presentare l'Uruguay, che è realmente tu sei fiero e straordinario. Questo cittadino, io lo chiamo Minuano milanese perché è nato a un piccolo paese, si chiama Minas, in Uruguay, che si presenta avanti in tutte le sue espressioni, a partire della mostra, quello del Cococano qui, e della mia anima a colori, però anche la poesia, il cinema, la letteratura, con la presenza degli scrittori uruguaiani che hanno arrivato quello di ieri per stare con noi questa settimana. Ma anche il tango rioplatense, dichiarato patrimonio immateriale dell'umanità dell'UNESCO, con la nostra comparsita, che ha festeggiato 100 anni nel 2017. E non poteva mancare la tipica espressione uruguaiana del candombe, molto affermata, di origine africana, che dà sempre vita al nostro carnivale, un carnivale realmente, credo che noi facciamo molte feste perché il carnivale più lungo al mondo è 45 giorni, il carnivale non c'è al mondo. Il paese sempre, ormai si dice che il paese comincia a lavorare, questo nell'estate, comincia a lavorare dopo l'ultimo ciclista, passa con la fine della tempera, del percorso di centro Giro dell'Uruguay e dopo il carnevale, il paese comincia a lavorare, così se non dicevo ancora. Qualunque epoca andiamo in Uruguay troverete il carnevale. Presenta anche la grande passione del popolo uruguaiano che è il tutto il calcio. E con la presenza dell'istruttore italiano Nicolò Melo, con la sua opera quando il calcio è a Celeste, l'Uruguay è invencibile, che racconta le storie del nostro calcio, ancora naturalmente le storie dell'epoca del 20, del 30 anche, e lei parla veramente, credo, con sapienza che è stata la influenza più grande del calcio italiano, è stato il calcio uruguaiano. E tanti altri argomenti che vedremo in questo quarto giorno di cultura uruguaiana. Grazie ancora per la vostra presenza, vi invito con molto piacere a festeggiare questo inizio della nostra cultura, della presenza della cultura uruguaiana, anche con un vino uruguaiano in questa sera. Quindi grazie anche a tutti e buon proseguimento. Allora, c'è il calendario anche per la sera. Siamo nella zona dell'Epicardo, a Milano.